2020. Diamo tempo alle persone di collegarsi. Io nel frattempo vado sulla mia pagina e condivido la diretta sul profilo personale, così da creare un po' più interazione e levare un po' di sponsorizzate al nostro amico Zuckerberg. Le persone si stanno collegando, diamogli tempo. Ok. L'argomento di oggi esce un po' fuori dal tema caldo del credito, del decreto Cura Italia e del decreto liquidità, e iniziamo a parlare dell'altro rovescio della medaglia. Quindi iniziamo a parlare di fisco e tasse. Chi meglio del nostro ospite di oggi ci può parlare di questo argomento? Le persone che si stanno collegando, se mi danno un feedback, se l'audio funziona e se è tutto ok, perché il programmino BeLive ultimamente mi fa qualche scherzo, quindi mi si pianta, come si può dire, e quindi ho delle difficoltà a volte a capire. Aspettiamo un altro pochino. Nel frattempo condivido ancora nei miei gruppi, condividete la diretta. Ok, ci sono persone che si stanno collegando, ancora non ricevo dei feedback, come sempre ci vuole un pochino. Ok, perfetto. Allora, lo metto anche nel gruppo Io Merito Credito e perfetto, andiamo avanti. Ok, funziona perfettamente. Grazie Arianna. Ok, allora iniziamo la diretta. Benvenuti a tutti. Quindi, come avevo annunciato prima, il tema di oggi è un po' il rovescio della medaglia, della parte del decreto liquidità e del decreto Cura Italia. Come avete visto dai sottotitoli, ne parliamo con la persona che negli ultimi anni ha rivoluzionato un po' il modo di interpretare la fiscalità, le imposte, le tasse. Vedo che si è collegato il mio carissimo amico Gianluca Massini Rodati, lo tiro dentro. Benvenuto Gianluca nella mia Ciao diretta. Giordano, ciao a tutti, benvenuti a questa diretta. Grazie mille per avermi invitato a parlare un po' di tasse, di fisco. Tanto non lo faccio mai, non faccio giusto qualche diretta a settimana. No, quante dirette hai fatto su questo argomento in settimana? Credo siano solo 7 o 8, una cosa del genere. Questo è più o meno, ma questa ormai la media delle ultime settimane è più o meno questa ormai per me, 7, Okay. 8, 10, quindi questo è il numero Quindi medio. stai lavorando in smart working da questo punto di vista. Allora, No? da questo punto di vista, in realtà devo dire che ero allenatissimo, perché per noi lo smart working era la normalità. Cioè abbiamo quasi 300 persone che lavorano nella nostra organizzazione e sono tutte smart working da sempre. Cioè, noi siamo nati in smart working, abbiamo aperto la nostra sede, dove tra l'altro 800 metri quadri di sede, ci sono dentro due receptionist e basta. Però dopo già che eravamo oltre 200 persone che lavoravano nell'organizzazione, quindi insomma, per noi quello è normale. Qui si sono solo aggiunte nuove modalità, diciamo, di comunicazione, quindi senz'altro è stato un modo per stare ancora più vicini al nostro pubblico, per interagire di più con le persone che ci seguono e in qualche modo continuare a fare l'opera di divulgazione che credo sia utile, che forse sia quella che sto facendo di più negli ultimi anni. Poi alla fine quello su cui stiamo costruendo tanto anche a livello di azienda è proprio tutta la divulgazione che facciamo. Insomma, diciamo che negli ultimi anni ti sei dato da fare, no? Perché hai rivoluzionato un po' un settore che era ancorato a vecchi schemi, no? Di un ordine che era un po' arroccato, no? Nel suo castello. Senza dirlo, sei entrato te, leggermente hai creato praticamente un dissesto, no? In questo settore, e ci hai creato un'azienda che ora conta quanti collaboratori e dipendenti, Gianluca? Quasi 300, intorno ai 300 ormai siamo, quindi credo che abbiamo uno dei CED più dei centri laboratoriali più grandi d'Italia, tutto in smart working, con circa 120 persone che ci lavorano dentro, e più tutta una serie di altre persone nei vari ambiti. Insomma, sì, stiamo crescendo, siamo cresciuti in maniera importante, stiamo continuando a crescere, e in realtà la rivoluzione, secondo me, che abbiamo portato è solo iniziata, devo essere sincero, perché poi Okay. quello che stiamo portando adesso con l'intelligenza artificiale, quello che stiamo sviluppando in questi anni e che arriverà quindi nei prossimi anni, sarà ancora più forte dal punto di vista, diciamo, dell'impatto sulla categoria.
Diciamo che la tua fame di innovazione non si è ancora calmata, diciamo questo. No, assolutamente. Chi smette di innovare muore, questo è il concetto per quanto mi riguarda. E in Italia mi sa che ne moriranno parecchie da questo punto di vista. Purtroppo sì, ora diciamo che dobbiamo, in questo periodo anche, dobbiamo fare i conti anche con quello che sta accadendo e quindi sicuramente l'innovazione sarà anche la salvezza veramente per tanti che in un nuovo contesto, totalmente nuovo contesto economico dovremo vivere da qui a qualche mese, a qualche anno. Chi innova veramente potrà sopravvivere e potrà magari anche crescere e ottenere grandi risultati. Chi si ferma o chi si sta spaventando di questa situazione, non riesce a trovare il modo di innovare, di cambiare il modello di business o di stare al passo, cavalcare il cambiamento, purtroppo subirà le conseguenze. Quindi, brutto dirlo, ma Dirlo, sì. Diciamo che succederà. questo periodo ha portato come si dice, uno tsunami dal punto di vista che ancora questo tsunami è in corso e molte aziende ne rimarranno vittime di questo passaggio così repentino, perché questo stop che non abbiamo capito se era realmente voluto, necessario o quant'altro, che non vogliamo fare complottisti, no, però c'è stato e ha sicuramente portato subito alla luce le problematiche di un sistema economico italiano che già si reggeva un po' traballante, no? E quindi Purtroppo, se ci pensi, l'Italia forse uno dei pochi paesi, se non l'unico paese dei paesi, diciamo, sviluppati che non è più tornato ai livelli del 2008, no? Cioè noi, la crisi del 2008, siamo rimasti, non è tornato dopo 12 anni ai livelli pre-crisi del 2008 e forse siamo gli unici. E è chiaro che quindi stavamo già male e questo ovvio che ci ha colpito in pieno. Poi, boh, io adesso non voglio criticare la gestione, non voglio entrare nel merito delle manovre del governo. E tanto è un tema su cui non possiamo, cioè, criticare o non criticare non porta nessun vantaggio a non porta nessuno. sicuramente Ecco, sta di fatto che sicuramente se già eravamo comunque, come dire, stavamo un po' già claudicanti, questa qua per noi è stata veramente una botta importante. Leggevo proprio, se non sbaglio, stamattina, credo che siano uscite nuove stime di Unicredit che si è pronunciata dicendo che probabilmente il PIL italiano non scenderà del 10% quest'anno, ma del 20% quest'anno. Una discesa del PIL del 20% veramente significa che tante aziende e tante persone purtroppo subiranno conseguenze gravi, cioè parliamo veramente di milioni di persone che potenzialmente stanno sulla strada, cioè è un problema serio, questo dobbiamo veramente diciamo dirlo. che questa cosa ha accelerato un po' quello che poteva essere lo tsunami del nuovo codice della crisi, no? Diciamo, ha accelerato un po' quello che poteva Beh, portare. l'hanno sospeso, questa cosa qua dal punto di vista delle normative l'hanno sospeso. Non so se è un bene o un male, ma l'hanno sospeso. Allora, dal mio punto di vista è un bene che l'abbiano sospeso, ok? Quindi sono sempre stato fautore in positivo del codice della crisi, ma secondo me le aziende italiane non erano ancora pronte. Ok, io direi di andare nel vivo, salutiamo un po' le persone, vedo che si sono collegati. Ciao Maurizio, ciao Cristina, ciao Gaetano, benvenuto. E allora, io direi di fare la prima domanda che ti voglio fare è questa: decreto cura Italia e decreto liquidità. Ho fatto più video o delle guide cercando di portare conoscenza di quelle che potevano essere le conclamate agevolazioni dal punto di vista del credito a sostegno delle aziende. La mia domanda è questa anche. Ho detto, ma dal punto di fiscale e delle tasse, quali sono i vantaggi che un'azienda mi ci scappa da ridere perché so già la risposta, no? Però te la devo fare, anche se l'abbiamo programmata prima questa cosa, però te la devo fare. Quali sono le agevolazioni che troviamo nel decreto Cura Italia, nel decreto liquidità? Guarda, tantissime. Cioè, io qua probabilmente se parlassi solo delle misure fiscali stasera, penso potremmo stare in diretta fino a domani mattina all'alba, no? Cioè, assolutamente 3 secondi. Cioè, le misure fiscali sono due, veramente assurde. Anche qui, poi, soprattutto se ci confrontiamo con gli altri paesi, sono veramente, veramente ridicole. L'unica cosa che ci è stata concessa è stato il credito d'imposta del 50%. Sui dispositivi di protezione individuale e la sanificazione, quindi adesso dovremo tornare a lavorare, quindi dovremo indossare le mascherine, far pulire gli ambienti tutti i giorni, i vetri, le cose, tutta questa roba qua.
Allora, per questo ci danno il 50% di imposta fino al massimo di 20.000 euro, quindi insomma, comunque non spendiamo troppo, se no poi tanto non ce li ridà nessuno. E l'altra cosa che hanno fatto è sospendere il pagamento delle imposte fino a giugno, cioè insomma, comunque attenzione, non sospenderlo troppo a lungo, perché poi se no, cioè, fino a giugno. E questo è un motivo semplice, in realtà l'hanno potuto sospendere fino a giugno perché poi se no l'INPS finisce i soldi non si possono ripagare le pensioni, quindi obbligatoriamente le tasse dobbiamo pagarle subito, cioè non possiamo sospendere a lungo le tasse perché se no finisce, cioè abbiamo pure i pensionati che finiscono in mezzo alla strada, non solo quelli che perdono lavoro per le problematiche economiche. E quindi praticamente le misure fiscali di supporto all'economia non ci sono state, perché poi tra l'altro per le aziende più grandi o per quelle che non hanno perso fatturato non ci sono neanche queste, cioè neanche i rinvii, neanche il rinvio di 2 mesi, cioè, vabbè, oh grazie, mi ha dato 2 mesi di respiro. No, se tu sei un'azienda grande e ha perso meno del 30% del fatturato, neanche 2 mesi, quindi devi pagare le tasse e le scadenze come è normale che sia. Non solo, adesso giusto così per chiudere in bellezza, tra le misure di supporto, no? Che proprio cioè, penso che cioè, proprio ieri hanno messo l'altro ieri sera, quindi ieri mattina è uscito sui giornali, hanno messo proprio l'ultima misura di supporto enorme all'economia, che è da giugno partono 8 milioni e mezzo, ripeto, 8 milioni e mezzo di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. Cioè, quindi No. cioè, che veramente io giuro, cioè, uno non vuole criticare nessuno, non vuole, non, cioè, veramente ora ci stiamo scherzando perché tanto dice, cioè, è meglio farci una battuta che mettersi a piangere, no? Però effettivamente sarebbe da mettersi a piangere. Io c'è un paese che sta alla canna del gas, dove la maggior parte, cioè una montagna di aziende hanno chiuso, cioè rischi di perdere dal 10 al 20% del PIL, e così nel dubbio buttiamo fuori 8 milioni e mezzo di accertamenti, così qualcuno tanto pagherà le tasse. E che ti devo dire? Cioè, Allora, veramente non saprei più come commentarla, cosa c'è. però, mi piacerebbe dirti, guarda Gianluca, però dal punto di vista del credito sono contento perché lo Stato ha fatto delle manovre che sono più utili, e purtroppo continua ancora a dire che questo bazooka è scarico, non è un bazooka ma è una pistolina d'acqua. Quindi fondamentalmente, ora io non mi volevo, è venerdì, sono le 18:13, non mi volevo arrabbiare a fine giornata, no? Però la vedo veramente difficile io da questo punto di vista, la vedo veramente dura, perché le misure che sono state apportate non daranno un reale aiuto a chi effettivamente ne ha bisogno, perché dal punto di vista del credito, soldi lo Stato non dà un euro, perché Li dà delle danno, esatto. E li danno poi sempre a chi li ha presi anche prima, cioè voglio dire, poi alla fine Ok, quello è quindi stato. fondamentalmente quello non è cambiato niente. Dal punto di vista fiscale, imposte e tasse non ti hanno dato niente, a meno che tu non abbia un'azienda che deve produrre mascherine, forse a questo punto, ma tutti noi che possiamo campare a produrre mascherine, che ora si sono messi tutti a produrre mascherine, no? Perché c'è questa, però finirà da questo punto di vista. Quindi la mia domanda è questa: cosa dobbiamo aspettarci, Gianluca? Io penso che se la comunità europea effettivamente non mette l'Italia in condizione, perché l'Italia non ha potere, abbiamo visto che non ha Certo. potere, non ha risorse economiche, non ha strumenti per poter intervenire, perché io non penso che ci sia la volontà e la cattiveria delle persone, ma penso che effettivamente l'Italia non ha potere di poter intervenire. Cosa ci possiamo aspettare a livello europeo? Io non lo so, boh, Allora, rimango. probabilmente, considerando quanto i nostri politici sono andati a piangere in ginocchio in Europa, alla fine qualcosa magari arriverà. Ora, fossero anche solo i soldi del MES, probabilmente arriveranno. Poi anche lì non voglio entrare in polemica, giusto, sbagliato, eccetera. Però sta di fatto che qualcosa dall'Europa arriverà. Il problema è che arriverà troppo poco, cioè comunque troppo poco, e comunque, per come ne stanno parlando, arriverà qualcosa che va restituito. Quindi, che sia, chiamalo MES, chiamalo come ti pare, comunque sia, di quello che si sta parlando, chiamalo anche Eurobond, cioè chiamalo come vuoi. Comunque, di qualsiasi cosa si tratta di qualcosa che adesso ti daranno dei soldi, e speriamo comunque che ce li diano, perché già sarebbe meglio di niente, che comunque poi andrà restituito. E lo Stato non è che ha tanti modi per restituire il denaro, eh? Cioè, nel senso che l'unico modo per prendere il denaro è dalle tasche dei cittadini. E anche qui dovremmo capire come succederà, perché poi purtroppo si va dagli scenari più apocalittici del prelievo forzoso sui conti correnti, che anche lì speriamo, insomma, che non arriviamo a questo, perché sennò lì ci avremmo veramente la gente per strada con i furgoni in mano, alle patrimoniali, anche questo non escluderei assolutamente come probabilità,
all'incremento ulteriore della pressione fiscale, che comunque sarebbe un altro chiaramente problema, perché comunque in Italia abbiamo già una pressione fiscale che è altissima. Se poi ci metti anche un mix di, passami il termine, di ignoranza da parte del tessuto imprenditoriale italiano, che magari non riesce a pianificare in modo opportuno le tasse, a gestire in modo adeguato la pianificazione fiscale e quindi a individuare anche quelle strategie che permettono di ridurre il carico del fisco, l'impostazione societaria, la forma giuridica, cioè tutta una serie di strumenti che comunque ci sono e, voglio dire, per quanto è alta la pressione fiscale, in qualche modo potrebbero salvarti un po'. Ecco, se tu mi ci metti anche questo, poi si amplifica il problema, perché poi un'altra cosa che magari si dice poco, ma sta di fatto che abbiamo un altro fucile puntato da qui a un paio d'anni, perché quando adesso va bene, metti i soldi ce li danno, ok, grazie, quindi metti tra qualche mese tutti quanti continuano a pagare le tasse perché nel frattempo ci hanno dato un po' di Quindi liquidità, quindi le tasse diciamo che ti cresceranno. danno i soldi per pagare le tasse, no? Esatto. Ok, Poi però che ottimo. succede? Che quindi tu prendi i soldi, ci paghi le tasse, lo Stato è contento, le pensioni si pagano, i politici e tutti i dipendenti pubblici rimangono pagati. Poi a un certo punto il paese però fatica, perché chiaramente l'economia se fa meno 20% di PIL, ma anche fosse meno 10, comunque è un problema serio. E a un certo punto poi quindi tu quei soldi che hai preso non hai fatto tutta questa grande innovazione che ti ha permesso di recuperare margini, inventarti nuove attività, nuove cose. Quindi molte aziende andranno in difficoltà e poi a un certo punto passa quest'anno e mezzo di famoso preammortamento, poi lo Stato i soldi te li viene a richiedere. E se tu nel frattempo non sei stato in grado di far ripartire il tuo ciclo economico e creare nuove marginalità e tornare fatturati pre-crisi, eccetera, a un certo punto lo Stato ti dice: oh, guarda che però io te l'ho dato i soldi un anno e mezzo fa, a questo punto me li devi ridare, perché a sua volta c'era l'Europa che magari gli dice: oh, guarda, io te l'ho dato i soldi 2 anni fa, però adesso me li devi ridare. Quindi è tutto, come dire, no? Il giro continua. E lì saranno seri problemi, perché se ci ho pensato oggi, magari riesco anche a mettere a posto, a salvaguardare il mio patrimonio, ma se Infatti, non per ho. questo che ti volevo chiedere, ci sono delle disposizioni secondo te pratiche che un imprenditore un pochino lungimirante può attuare oggi per tutelarsi il proprio patrimonio nell'eventualità che le cose peggiorino da questo punto di vista? Esatto, ha detto bene, soprattutto ha detto una parola magica che è oggi. Cioè, oggi puoi ancora fare probabilmente tutto perché sei ancora in bonis. Cioè, nessuno di noi, nessuna delle nostre aziende hanno ricevuto pignoramenti di crediti ingiuntivi o comunque si sono già messi addosso chissà che tipo di onere o di problema anche economico-finanziario. Se aspetti 6 mesi per fare magari delle cose, adesso faccio degli esempi, tra 6 mesi il problema potrebbe nascere. Perché magari già la tua situazione non è più in bonis, ma comincia come dire, a scricchiolare un po'. E allora se traballa, una volta che inizia a traballare, una volta che sei un po' nel problema, fare una serie di operazioni straordinarie di tutela patrimoniale potrebbe essere problematico, perché a quel punto ti potresti veramente tirare la zappa sui piedi e anche addirittura finire male, cioè magari rischi di commettere anche dei reati, perché magari fai distrazione del patrimonio, cioè potresti ledere l'interesse dei tuoi creditori, eccetera, eccetera. Cosa diversa è se invece agisci subito e allora ha ancora senso, perché faccio un paio di esempi, così anche rendo la Bravo. cosa anche più concreta. Se molti imprenditori in Italia, ma veramente tantissimi, anche tante piccole attività, sono sotto forma di ditta individuale, ma mi viene in mente anche il ristorante, il parrucchiere, cioè, solamente ci Sì, sono che sono assolutamente. I ditte piccoli individuali. esercenti di solito partono effettivamente come ditte individuali Esatto, e sono per tutte poi ditte allargare. individuali. Ecco, se adesso questi qua sottoscrivono i nostri finanziamenti, 25, 50, 100, prendono i soldi che vuoi, poi purtroppo l'attività inizia ad andare male, li sottoscrivono come ditta individuale questo tipo di finanziamento, poi inizia ad andare male, poi tra 2 anni devi iniziare a rimborsare questo finanziamento, non hai più i soldi, la banca che ti ha prestato questo denaro, te lo chiede una volta, te lo chiede due, te lo chiede tre, arrivederci, io il denaro lo vado a prendere al medico credito centrale, non voglio sapere più niente. Te lo A quel chiedo una punto, volta, se è stato troppo, te lo chiedo una vabbè, volta, o tre. una volta. Vabbè, io ero più ottimista, dai, ero ottimista. Te lo chiede una volta, non glielo dai, benissimo, va al medico credito centrale e la banca i soldi li riprende, quindi è tranquilla. A quel punto però il medico credito centrale è lo Stato. Quindi lo Stato passa la pratica, cioè il medico credito centrale passa la palla all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che questo bel debito te lo mette direttamente su una cartella ex Equitalia, e ti inizia a pignorare qualsiasi cosa. Allora, se tu questo debito l'hai contratto con un SRL, il debito è della SRL e quindi potrà pignorare tutto quello che sta nell'SRL, e anche lì poi facciamo una precisazione importante.
Ma se tu questo debito te l'hai sottoscritto con un SNC o con una ditta individuale, che in Italia ci sono milioni di queste attività, ecco che Agenzia delle Entrate e Riscossione andrà a prendere quei soldi aggredendo tutto quello che è il tuo patrimonio. E questo è un grossissimo problema delle imprese italiane, e soprattutto in questo momento, perché chi va incontro a questa crisi economica è come se sta andando in guerra col pigiama. Perché cioè, tu c'hai quelli che, cioè, quantomeno non ti dico di armarti con la super armatura, però non col pigiama, perché col pigiama in guerra fai una brutta fine, No, diciamo che non hai no? successo. Non ce la puoi fare. Ecco, se tu vai in guerra col pigiama, sei morto. E questo è quello che succederà purtroppo a tutte quelle ditte individuali e società di persone. Cioè, ma io non è che lo dico per augurarlo, cioè, lo dico perché vorrei mettere in guardia queste imprese. Andare a affrontare una crisi economica, e arriverà, signori, cioè non è che abbiamo il dubbio, perché tutte le statistiche del mondo dicono No, c'è già assolutamente. voglio dire, addirittura Stati Uniti parliamo di riduzione del PIL del 30%, cioè una roba follia pura. Ecco, tutte quelle aziende che adesso entrano nella crisi economica con delle ditte individuali, con decine di persone, stanno andando in guerra col pigiama. Se gli dice culo, non prendono il primo, veramente, ma neanche la prima pallottola, cioè la primo ramo che cade, no? Se gli dice fortuna. Se no, alla prima buca questi cadono C'è un dentro altro e si problema, Gianluca, su spaccano. questo. Te hai detto l'agenzia di riscossione, giustamente, che arriva, ti pignorerà e ti metterà in una condizione di no, a livello economico di veramente disastroso, perché c'è un altro rischio molto importante, che questi soldi garantiti dallo Stato hanno una finalità ben precisa. Se questa finalità ben precisa non viene rispettata e nel caso l'azienda vada in default e quindi ti attacca lo Stato e viene accertato che questi soldi sono stati destinati ad altro, te puoi essere accusata per bancarotta distrattiva e questo è il penale, mi sembra da 2 a 6 anni. Cioè, Bancarotta, bancarotta preferenziale, quindi tu hai privilegiato dei creditori anziché altri. bravissimo, quindi diventa un credito privilegiato dello Stato e te ci fai altro. Quindi, come si dice, cornuto e mazziato, perché da questo punto di vista ho fatto un video che sta girando ora sul web dicendo: ma siamo proprio sicuri di prendere quei soldi con la garanzia dello Stato? Forse è meglio prendere un finanziamento con le fideiussioni personali a questo punto, quantomeno se vai tratti con la banca, no? Hai Esatto, possibilità. è questa la grande differenza, nel senso che poi, cioè, anche lì con la banca, voglio dire, storicamente più o meno ci si tratta. Tu fai il mediatore creditizio, quindi sai perfettamente di cosa parlo. Se una banca non gli paghi qualche rata, probabilmente riesce a metterti al tavolino: oh, ragazzi, non ce la faccio a darveli in 5 anni, proviamo una soluzione per darveli in 7, o oh, non pago, riprendo a pagare dopo. Cioè, con la banca storicamente si è sempre un po' trattato se c'era l'esigenza impellente. Con Equitalia non ci si tratta, cioè loro partono con il pignoramento, pignoramenti presso terzi soprattutto, quindi tu che, cioè loro, poi oggi con la fatturazione elettronica è fantastico il pignoramento presso terzi, perché tu emetti la fattura e l'Agenzia delle Entrate sa già chi è il tuo debitore, cioè sa già chi è il tuo cliente. Quindi nel momento in cui lui gli arriva la fattura, l'Agenzia delle Entrate potrebbe mandargli dietro una PEC proprio istantaneamente, subito dopo la fattura che gli ha mandato tutto lo sdito, e gli dice: non pagarlo, perché questo qua mi deve dare 50.000 euro, non pagarlo, perché attenzione, attenzione poi a questa cosa, perché questa è pazzesca. Se il tuo credito, il tuo debitore, il tuo cliente, riceve un avviso di notifica di pignoramento presso terzi e paga lo stesso te, anziché pagare pignorante, cioè lo Stato, a quel punto lui gli possono andare a richiedere i soldi 2 volte, perché l'hai pagato te. E però, siccome gliel'ha detto, t'ho detto via PEC, non pagare Giordano, perché Giordano mi deve dare 50.000 euro, devi pagare me questi 5.000 euro che gli devi dare. Lui ha fatto finta di niente, non ha visto, eccetera, ha dato intanto 5.000 euro a te. Ecco che lo Stato dice: no, attenzione, me li devi dare a me, io te l'avevo detto di non dargli, adesso me li devi dare lo stesso. Cioè, sì, poi magari non glieli dà, però si innesca anche lì un contenzioso dove lui si trova a difendersi del perché ha pagato te e non ha pagato loro. E Quindi succedono queste cose, eh. possiamo, per utilizzare un termine di marketing, possiamo dire che lo Stato si è attrezzato con la sua automazione, no? Con il suo funnel marketing. Hanno Fantastico. trovato tutti gli strumenti per pixelare le fatture e arrivare all'obiettivo. Ma la mia Quando domanda è questa: cioè, io non sono un economista, non lo sarò mai, sono un uomo totalmente della strada, pratico, parlo proprio come viene, quindi.
La mia domanda è questa: ma se uno Stato inizia a veramente a pressare le aziende e a metterle all'angolo in questa situazione e crolleranno le aziende, di conseguenza crollerà anche l'entrata, delle tasse e del fisco verso lo Stato, quindi anche lo Stato avrà un problema da questo punto di vista. Beh, è chiaro, questo è ovvio Quindi, e è la spirale. cioè, perché da dove la vedi, la coperta è quella. A questo punto la coperta è quella. Quindi la prima cosa da fare, secondo me, è chi può oggi proteggersi. Questa è la prima cosa. Sicuro, Quindi questo è sicuro. proteggersi e non Questo è sicuro. utilizzare, come hai detto te, non utilizzare il pigiama per andare in guerra, quantomeno vacci con una semi-armatura, ok? Almeno una mimetica, cioè, non ti voglio dire, cioè, non ti voglio dire almeno cioè, non mettere il pigiama fucsia, almeno la mimetica, cioè, almeno questo. Poi l'armatura, ma se stai più avanti, insomma, dai, Con la non freccia. la freccia, colpisci qui, no, dai, quello no. No, ti stavo dicendo una cosa, mi sono dimenticato, vabbè, è passato di mente. Ah no, scusami, sì, l'altra cosa da fare in termini di protezione, perché prima ho fatto l'esempio di chi ha la ditta individuale e comunque potrebbe mettersi almeno un'armatura mettendosi addosso un SRL. Che poi molti pensano, ma l'SRL è costosa, è complicata, le tasse, cioè, in realtà non è vero, nel senso se uno studia minimamente nella pratica come funziona, capisce perfettamente che l'SRL, al di là che offre una serie di vantaggi fiscali, che quindi anche se mi costa quei 1.000 euro in più l'anno, i vantaggi fiscali che mi porta sono notevolmente superiori rispetto ai 1.000 euro l'anno che spendo, quindi di fatto già solo il conto della serva comunque mi conviene. L'altra cosa che dobbiamo tenere in considerazione riguardo le SRL sono le SRL che sono capitalizzate e anche questo è un altro tema importante perché molti imprenditori magari iniziano a crescere, magari iniziano l'azienda inizia ad andare bene, magari fanno anche la loro SRL, poi all'interno della SRL ci cominciano a comprare i mobili, magari il capannone strumentale dove viene fatta l'attività, piuttosto che vedo tantissime aziende che hanno utili generati ma non distribuiti, quindi sono rimasti sui conti correnti di aziende, quindi iniziano ad essere aziende capitalizzate. Ecco, anche lì dobbiamo stare attenti a questa cosa, perché se poi l'azienda inizia ad andare male, è vero che il patrimonio dell'imprenditore è segregato rispetto a quello dell'SRL, quindi attaccheranno l'SRL, ma se nell'SRL ci ho lasciato il capannone, l'albergo, piuttosto che tutta una serie di altre cose, tutto quello che è rimasto all'interno della SRL è a rischio imprenditoriale con l'SRL. Quindi anche qua, tornando al discorso di prima, del oggi è opportuno fare delle cose e magari mettersi al sicuro, potrebbe essere opportuno valutare anche per chi ce l'ha già l'SRL e capitalizzata, valutare delle operazioni straordinarie, quindi delle scissioni, degli schemi holding trading, cioè fare in modo che le cose di valore, quindi gli immobili, macchinari strumentali importanti, tutte queste cose qua, escano dal rischio d'impresa, quindi dall'azienda che sta. E che contrae tutti i rischi, che c'ha i dipendenti, che gestisce tutta l'attività, rispetto magari all'immobiliare, rispetto alla holding, quindi che diventa un salvadanaio, salvadanaio dell'imprenditore. Poi questi sono discorsi che Che possiamo sono le cose affrontare che poi, magari, però. cioè, sono le cose che i servizi che fai in soluzione tasse, Beh, sono soluzione questi. tasse di fatto basa probabilmente direi il 90% della sua attività su questo, cioè sul fatto di andare a fare protezione del patrimonio, sul fatto di andare a creare degli schemi di pianificazione fiscale per ridurre il carico del fisco e per ottimizzare anche la tutela del patrimonio. Quindi questo sì. Allora, vediamo se ci sono qualche domanda, ragazzi. Andate sul sito di soluzionetasse.com, richiedete una consulenza gratuita ai commercialisti, ai professionisti che sono in Soluzione Tasse, capitanati da Gianluca, e quindi tutte queste informazioni che lui vi sta dando vi potranno essere date in maniera più esaustiva, ovviamente, dai professionisti che hanno realmente le mani in pasta, quotidianamente su queste cose qui. Allora, vediamo se c'è qualche domanda. Le persone che sono collegate anzi, sarebbe obbligatorio condividere questa diretta, dato che stiamo dando del valore con delle informazioni importanti che possono realmente aiutare le aziende e le persone. Non è una diretta dove Giordano e Gianluca si scambiano ciao, come stai? Ma è una diretta che cerca di portare degli spunti di ragionamento o quantomeno di aprire la mente a quegli imprenditori che sono sempre lì incacchiati
con la chiusura, ma se sei sempre incavolato con la chiusura, se non stai attento rischi l'apertura, ci sta anche di rima. già. Allora, Beatrice Moroni dice: ciao, io avevo letto che si poteva richiedere questo prestito anche con partita IVA nuova che non ha storico da dimostrare, che si doveva presentare un'autocertificazione sui presunti compensi. È vero? Sì. Allora, se non hai fatto ancora la dichiarazione del 2019, hai aperto l'attività nel 2019, ok, devi fare un'autodichiarazione. Il problema è stai attenta all'autodichiarazione, perché se nel momento che te ti esponi con un'autodichiarazione ti metti a rischio civile, penale e penale di come gestirai queste risorse. Quindi valuta realmente bene se ti conviene richiedere questo finanziamento con l'autocertificazione e con la garanzia, se parli dei fino a 25.000 euro, la garanzia al 100% dello Stato, perché i rischi che ti esponi sono veramente veramente alti. Quindi io non lo so se lo farei. Ditta individuale che ha istituito un fondo patrimoniale da 9 anni, cosa rischia? Ma Questo è guarda, perché. questa sì, la rispondiamo volentieri e rimango sull'esempio della guerra del pigiama, no? Una persona che ha una ditta individuale e che ha un fondo patrimoniale da 9 anni, sostanzialmente è come se invece che col pigiama, cioè c'è ancora il pigiama, però ha messo le scarpe. Io ho il pigiama, però ho messo le scarpe, non sono con le slippers, no? Cioè, ho le scarpe. Purtroppo il fondo patrimoniale non è uno strumento di tutela patrimoniale che funziona. Quindi questo è quello che dobbiamo tenere in considerazione, perché comunque i rischi dell'impresa si trasferiscono sull'imprenditore e quindi non funziona, cioè nel senso comunque metti a rischio tutto il tuo patrimonio. Il fondo patrimoniale va bene per mettere, cioè per le cose di famiglia, non funziona per la tutela patrimoniale, questo è un po' il concetto. Perfetto. Allora, rispondiamo a un'altra domanda, poi andiamo avanti. Allora, Daniele Respizzi, esattamente il prestito decreto liquidità per cosa deve essere utilizzato? Deve essere utilizzato a costi del personale, ora le dici tu, costi del personale e attività produttive, ok, dislocate in Italia, ok? Quindi tutto ciò che è connesso alla produzione reale. Se ci paghi già l'affitto, le bollette, la luce, o un fornitore, se già andata fuori strada, ok? Poi bisogna Quindi vedere quando fanno domande. C'è un'altra domanda che leggo di Massimo che dice: sì. SRL, SRS, come risponde l'amministratore con beni propri in caso di contenzioso? Beh, non è proprio in caso di contenzioso, magari la domanda non è proprio posta perfettamente, però capisco dove vuole andare Massimo a parare. E questa è un'altra, anche qui purtroppo le informazioni andrebbero prese dalle persone giuste, perché molto spesso poi capitano, no, tra le fake news e i commenti degli incapaci, degli ignoranti su Facebook, quindi la gente legge, no? Hanno fatto la riforma dell'SRL, adesso non esiste più la responsabilità limitata, quindi quello risponde con i propri capitali, cioè, e c'è molta confusione anche in tema dell'amministratore. Allora, sicuramente, questo dobbiamo dirlo, con la nuova legge, con il nuovo codice della crisi, l'amministratore assume una maggiore responsabilità, questo è oggettivo. Però attenzione a questa cosa, perché la SRL è una società a responsabilità limitata rispetto ai soci, quello è rimasto. Cioè il socio, se la SRL va in fallimento, c'ha problemi, quello che sia, rischia al massimo il suo capitale sociale. L'amministratore adesso, con la riforma della crisi, effettivamente ha delle responsabilità diverse e questo dobbiamo tenerlo in considerazione. Però non vuol dire che obbligatoriamente, se l'azienda poi va male, l'amministratore ne risponde con il proprio capitale, con il proprio patrimonio. No. Ci sono delle cose che però l'amministratore è chiamato a fare mentre gestisce quell'impresa, e se l'amministratore durante il dissesto finanziario non fa quelle cose, allora può essere chiamato come responsabile del fallimento, qualora nel momento in cui fosse andato in fallimento. E qui si rientra in realtà ad un'altra questione che è più ampia, che è gestire le aziende con consapevolezza e con i numeri alla mano. Perché sicuramente, questa è una cosa importante, chi amministra un'azienda non può più essere un dilettante, deve essere una persona capace che guarda i numeri, che eventualmente si fa assistere da un professionista nel fare il controllo di gestione, e il controllo di gestione, che sono cose che ormai io, come dire, batto e ribatto su questo tema da anni, da quando veramente ho iniziato a divulgare questi argomenti, ho sempre parlato del controllo di gestione della
centralità del controllo di gestione, del conto economico, dell'analisi dei numeri, ecco, ormai diventa fondamentale, perché l'unico modo, l'unico strumento che c'ha un amministratore di una società di capitali per non finire nei guai, diciamo così, come responsabilità, qualora l'azienda vada male, è controllare costantemente i numeri e prendere tutte le contromisure che servono nel momento in cui vede che i numeri non vanno bene. Ma se non fai il controllo gestione, tu che i numeri non vanno bene, te ne accorgi a distanza di 12 mesi, quando è troppo tardi, e a quel punto non puoi più fare niente. Se invece tu fai il controllo gestione mese per mese, quando le cose iniziano ad andare bene, lo vedi subito mese per mese e puoi intervenire per invertire la tendenza, e di conseguenza tu come amministratore non rischi niente. Se invece aspetti di chiudere il bilancio e l'azienda chiude in perdita clamorosa, è finita. Poi chiaramente ti possono pure dire quando lo chiude il bilancio. Se lo chiudi a quel punto. In Italia diciamo che dovrebbe essere chiuso entro il 31 di marzo, di solito arriviamo sempre verso agosto, a volte settembre chiudiamo il bilancio, quindi quando andiamo a chiudere il bilancio è già vecchio di 9-10 mesi. Ti faccio una domanda, Gianluca, questa mi è venuta, ma in una SRL dove c'è un socio unico al 100%, ok, che responsabilità ha lui? E mette un altro amministratore, lui è socio del 100% del capitale e mette l'amministratore una persona. Cioè, quindi dipende, nel senso che dipende da come poi effettivamente viene gestita l'azienda, perché se lui è veramente solo socio e l'amministratore è un reale amministratore, allora lui non rischia nulla. Okay. Poi sono temi diversi quelli legati alla, ci sono state delle sentenze della Cassazione che hanno un po' esteso alle ristrette basi societarie, quindi quando c'è un socio o due soci, però in quel caso erano contenziosi con il fisco, e quindi nel caso di contenziosi con il fisco la Cassazione ha presupposto che il socio avesse comunque avuto il suo beneficio di evasione sostanzialmente, e quindi di conseguenza l'ha riportato in causa sulla questione. Però sono casi rarissimi, cioè per arrivare a portare il socio unico nella responsabilità dell'SRL sono veramente mosche bianche, cioè, e poi dello Stato, comunque chi si attacca a cose del genere deve dimostrare veramente il dolo dell'amministratore, il dolo, la responsabilità del socio per poter entrare in quei contesti, altrimenti il socio unico va bene lo stesso, cioè comunque rispetta la limitata responsabilità della società e il socio è esterno, è un'altra persona, un altro soggetto. Certo, ok. Allora, c'è una domanda di Gaetano Trigiano: per i settori che ripartiranno con molta difficoltà prevedibile in un secondo tempo, ci saranno prospettive fiscali diverse o investimenti a fondo perduto? Mi riferisco al settore cultura e spettacolo, perché Gaetano Trigiano è, oltre che un mio carissimo amico, diciamo che in Italia è il numero uno, nonché in Europa, perché effettivamente degli illusionisti italiani, quindi andatevi a vedere. È uno che a Mosca ha messo 220.000 persone un mese di fila in un teatro italiano. In Italia casomai lo conoscono perché ha partecipato a delle trasmissioni italiane, no? Con Panariello, con Bonolis e quant'altro, però diciamo all'estero ce lo invidiano, ok? Quindi effettivamente lui ci chiede questo. Dal mio punto di vista, Gaetano, ci saranno sicuramente delle iniziative, ma ad oggi non c'è niente. Fino a quando la BCE e la Comunità Europea non si esprimono, secondo me, grosse iniziative non ci sono. E a me questo, visto che lui sta nel mondo dell'illusionismo e della magia, è più facile darsi una risposta da solo: prende la prossima sfera di cristallo, se la interroga e magari gli dà una risposta a questa domanda, perché è quasi impossibile rispondere. Ok, c'è un'altra domanda, Filippo Sella, ripeto, che ho espresso velocemente prima: la banca non ti dà i soldi in automatico e deve fare un istruttore, e ti chiedono le firme. Vi risulta allora per i 25.000 euro, se si parla di quelli, è la garanzia che è automatica, ok? Quindi non c'è valutazione del merito, a meno che l'unico parametro è quello di aver sofferenze conclamate prima di gennaio 2020, quindi se avevi sofferenze bancarie prima, la garanzia non te la danno, però diciamo che è in automatico. Ma la valutazione è sempre la banca, quindi i soldi dandoli la banca, il finanziamento lo eroga la banca, è la banca che decide se te li vuole dare oppure no. Questo è fuori di dubbio, con la garanzia o senza la garanzia. Quindi come sempre, da questo punto di vista non è cambiato nulla. Non è cambiato niente. Cioè,
Io mi viene sempre a mente i 400 miliardi, il bazooka di questo. No, non è cambiato, non è cambiato niente. Ecco perché poi la gente è realmente incazzata, no? Perché fondamentalmente si è resa conto che non è cambiato, anzi, sono aumentati i rischi da questo punto di vista. Bene, quindi allora, quindi chiedono: Gaetano, aiutaci, facci sparire qualche Sparire. politico. Ma mi sa che non riesce nemmeno lui da questo punto di vista. Ok, quindi le persone che sono collegate potete farci altre delle domande inerenti decreto liquidità, decreto cura Cura Italia, fiscali, quello che volete. dal punto di vista della tutela patrimoniale, condividete la diretta e sempre tutela patrimoniale. Come mai in Italia dal punto di vista della tutela patrimoniale c'è così ignoranza? Perché volutamente non viene conosciuta dai professionisti o perché è una materia di specializzazione e quindi ci vuole una cultura dietro, no, per poterla affrontare in Secondo maniera. me ci sono tante ragioni. La prima è l'ottimismo che ci contraddistingue. E quindi noi imprenditori, quando iniziamo una qualsiasi attività, pensiamo che vada sempre tutto bene. E questo è purtroppo il primo problema. Quindi il nostro ottimismo ci dice, vabbè, ma tanto andrà tutto bene, quindi non c'è bisogno che metto al sicuro la casa, la macchina, la villa al mare o tutta una serie di altre cose. Questo è il primo tema problematico. Il secondo è che molto spesso per fare un'attività di protezione patrimoniale adeguata bisogna anche effettivamente conoscere delle norme che non tutti conoscono. Se parlo dal punto di vista magari delle scissioni, degli schemi holding trading, che sono comunque strumenti che diciamo, vengono utilizzati principalmente dalle grandi aziende, nelle piccole imprese questa cosa qua non è così comune. E anche i professionisti, magari sono degli ottimi professionisti per gestire magari l'ordinarietà della gestione di un'impresa, però poi di fronte a tutta una serie di norme che servono anche per poi attuare protezioni patrimoniali, quindi fare delle operazioni straordinarie in ottica di protezione patrimoniale, si fermano un po', magari non conoscono, ripeto, tutto, anche perché questa è un'altra questione, un problema proprio di struttura, cioè il fisco italiano è talmente complesso che ci sono una quantità talmente ampia di normative che pensare che un commercialista conosce tutte le norme del fisco italiano è veramente praticamente un'illusione. Impossibile, No, è certo. impossibile. Noi stessi, che comunque in soluzione tasse facciamo questo mestiere qui, abbiamo un team di 30 persone. Cioè, quando un'azienda arriva da noi per analizzare la sua situazione fiscale, economica e patrimoniale, c'è un team di 35 professionisti che prende in mano quella pratica, quel cliente, quella situazione e va a capire se effettivamente poi quali sono gli strumenti da utilizzare, come utilizzarli. E quindi va appunto a trovare la soluzione migliore per quel cliente per ridurre il carico del fisco, proteggere il patrimonio. E un'altra cosa che anche questa è molto importante, uno degli strumenti più utili che c'è per la protezione patrimoniale è la holding, nella SRL anche parlo, e io penso che se vai in giro e chiedi a 100 commercialisti, anche di studi importanti, quante holding hanno fatto nel 2019, boh, probabilmente se tu ne prendi 100, magari 5 ti dicono che l'hanno fatta una. E questa Certo. è purtroppo la media del mercato. Se vieni in soluzione tasse e ci chiedi quante holding hai fatto nel 2019, probabilmente noi ti rispondiamo intorno alle 400. Ora, magari non, io non è che dico che noi siamo più bravi degli altri, però se uno fa una cosa 400 volte in un anno, uno la fa una volta ogni 5 anni, probabilmente la Anche conoscenza è più. per la legge dei grandi numeri dovrebbe essere conclamata, quindi insomma. Okay. Vedo, allora c'è una persona che sta continuando a scrivere: Francesco, se piaci, vuoi un contatto con Gianluca? Vai sul sito Soluzione Tasse, ok? C'è la richiesta della consulenza, metti i tuoi dati e vieni contattato dallo staff di Gianluca. Soluzionetasse.com. E poi volendo Ok? mi trovate anche sui social, quindi se volete scrivermi Sì, non tanto. Gianluca è attivo quanto me. Quindi lo trovate sui social, i suoi professionisti sono sparsi in tutta Italia ormai, perché fondamentalmente gli affiliati a Soluzione Tasse, quanti sono ora i professionisti collegati direttamente? Beh, noi abbiamo un team di 35 professionisti che sono quelli del pool che si occupa della pianificazione fiscale e poi in realtà abbiamo molti altri commercialisti che invece lavorano dietro le quinte, che sono i controller, che si occupano poi delle perizie, di tutta una serie di altre attività, anche degli adempimenti, quindi poi anche della gestione. Comunque abbiamo 1800 clienti in gestione contabile, insomma, iniziamo ad essere abbastanza grandini come organizzazione. Ok, stavo guardando questo. Sì, anch'io leggevo le domande. Questa è un'altra bella
Pietro Vanicone, molti di noi non hanno il DURC in regola, dati che gli ultimissimi mesi, ovviamente come si fa per la documentazione in banca, mi sembra illogico dandolo per scontato quando si sa che è un problema di tanti. Grazie, siete gentili. Risponditi a questa, vai. Questa è un'altra di quelle come la sfera di cristallo. Cioè, purtroppo è così, cioè, nel senso che anche lì lo Stato vuole essere sicuro che noi le tasse le paghiamo. E quindi per essere sicuro di questo, ci dice: se tu paghi, se tu c'hai, vuoi i soldi, devi avere il DURC regolare. Il DURC vuol dire che tu paghi i contributi sostanzialmente tuoi e quelli dei tuoi dipendenti. E anche qua, questa è un'altra cosa che dobbiamo effettivamente sottolineare. Quando si tratta magari di sospendere un po' le imposte o dilazionare, che in Italia esistono anche degli istituti, questa è un'altra cosa che possiamo dire, che è previsto dalla legge, perché per esempio l'avviso bonario, che scusate, che l'avviso bonario è una cosa, ma esiste anche il ravvedimento operoso. Cosa vuol dire ravvedimento operoso? Arriva la scadenza del 16 del mese, non riesco a pagare quell'F24 perché è molto grande. Posso automaticamente da solo autotassarmi, tra virgolette, e Certo. quindi suddividere questo pagamento in una serie di rate. Quindi faccio un ravvedimento, cioè pago un qualcosina in più, gli interessi sono minimi e lo spalmo nel tempo. Ecco, questa cosa è una cosa che eventualmente si può fare, ma è fondamentale farla, cioè proprio anche per potersi garantire il DURC in regola. Questi sono strumenti che la legge permette e Prevede. usiamoli, perché se mi arriva la scadenza del 16 del mese, non posso pagare l'INPS, ora non posso pagare l'IVA. Potenzialmente ancora, magari non mi guarda nessuno, ok? Ma non posso pagare l'INPS, se non faccio il ravvedimento e se non lo faccio da solo e semplicemente non la pago, e poi mi arriva la lettera dell'INPS dopo 2 o 3 settimane e non la pago, poi il DURC è negativo. E nel momento in cui il DURC è negativo, le banche non mi danno più credito. Quindi purtroppo dobbiamo stare molto attenti a questa cosa qua. E eventualmente, in questo caso, se uno è un po' in difficoltà, usiamo gli strumenti che la legge ci mette a disposizione. Quello del ravvedimento operoso è uno di questi strumenti. Avviene, non costa niente, nel senso che al commercialista basta che glielo dite, vi chiederà 20 euro per farvi il calcolo del ravvedimento, cioè insomma una stupidaggine, vi divide quegli F24 in una serie di scadenze e alleggerisce Il il pagamento. problema è che il tessuto imprenditoriale italiano, io parlo delle PMI, quelle diciamo nemmeno medie, proprio le micro fino a 2 milioni di euro di fatturato, dove c'è sempre l'imprenditore che è colui che ha le mani in pasta del business, non nella produzione e quant'altro, non ha il tempo necessario per informarsi ed avere l'educazione giusta a gestire questa miriade di strumenti e delega tutto al suo commercialista. Il problema è che il commercialista oggi è diventato anche un po' il servo dello Stato, perché tutti gli adempimenti che gli vengono demandati, i controlli che deve fare, tutte le scadenze, il commercialista è diventato un passafatture, con tutto il rispetto per la categoria. Anzi, glielo dico proprio perché secondo me loro dovrebbero. L'hai detto tu, guarda, io dissento completamente, no, non faccio mie queste parole, cioè, io no, No, non, no, non, no, cioè, hai detto tutto tu, eh? mi prendo la responsabilità io di quello che dico, quindi benissimo, quindi se la devono prendere, se la prendono con me, ma Prendetevela io. con Giordano, io non ho detto niente, per me i commercialisti sono dei professionisti seri, tutti quelli iscritti all'albo hanno una professionalità pazzesca, eh? No, sono d'accordo. Io dico che sono diventati, fra virgolette, gli schiavi dello Stato, perché devono fare una miliardata di cose, di controlli e quant'altro, e non riescono a dare quel valore aggiunto di cui ha bisogno un'impresa, un È vero. imprenditore, che è la consulenza, che è l'assistenza, che è la pianificazione. Il commercialista 20 anni fa faceva questo, secondo me, da un certo punto di vista. Quindi aveva più il tempo, quindi ora o ha uno staff di 20 collaboratori che sono lì a inserire, controllare e fare, lui si dedica con ragionamento a quello, se no come cavolo fa un commercialista a fa sta roba? Cioè, quindi questo è il problema, l'imprenditore che è preso quotidianamente nella produzione a un certo punto scoprirà che poteva utilizzare uno strumento, ma non è il colpa del commercialista che non gliel'ha detto. È perché è diventato un po' un problema. Quindi l'imprenditore deve far crescere la sua cultura d'impresa, e questo è anche un po' quello che stai facendo te in Quantico Business, no? Nella tua community, Certo. dove stai portando a un livello superiore la cultura d'impresa.
E più i commercialisti ovviamente devono strutturarsi in maniera diversa per poter dare questa assistenza. Ho visto che mentre parlavo sono partite delle domande. Sì, ora rispondiamo su questo tema. Comunque dico qualcosa in più io perché effettivamente è una di quelle cose su cui mi batto da anni è il fatto di rendere nuovamente il commercialista una figura centrale per l'impresa. E tutti i commercialisti in realtà che a me mi attaccano, insomma, no? Sappiamo tutti che non sto simpatico a quella categoria perché chiaramente quando sono arrivato un po' in questo mercato l'ho fatto un po' sgomitando e alzando la voce, però di fatto. Chi in realtà ha capito invece il mio intento e quello che faccio, ha capito effettivamente anche la portata dei miei progetti, di quello che sto portando su questo mercato. Perché effettivamente il commercialista ha perso completamente la centralità di business partner per l'imprenditore. Il commercialista deve essere il business partner per l'imprenditore. Deve magari anche farsi pagare qualcosa in più, ma deve offrire la sua consulenza. Il problema è che Assolutamente. invece il commercialista tende a farsi pagare il meno possibile, ad essere l'ultimo dei fornitori praticamente presi in considerazione dal cliente, viene visto dal cliente come quello che gli fa pagare le tasse. È chiaro che a quel punto c'è un po' come cioè, chi è nato prima l'uovo o prima la gallina, però di fatto non si sa se si è messo lui in questa condizione o è il cliente che lo ha messo in questa condizione. Personalmente vedo che i clienti che arrivano da noi e che quindi ottengono un servizio di un livello completamente diverso, a quel punto, come dire. Il commercialista lo valorizzano anche perché effettivamente il commercialista diventa per loro un bene prezioso, veramente un business partner. Guarda, dico questo e poi andiamo avanti a rispondere alle domande. Una cosa che è successa nel mese di marzo e di aprile, che mi ha lasciato particolarmente colpito positivamente, è stato che i nostri clienti ci hanno pagato tutti. Qualcuno addirittura che ci aveva qualche rata in sospeso nei mesi scorsi ci ha pagato anche le rate vecchie. E perché? Perché i nostri commercialisti nel momento della difficoltà sono stati ancora più vicini ai clienti, hanno fatto consulenze via Skype, gli hanno fornito supporto per fare i loro piani anticrisi, per capire come gestire economicamente l'azienda. Ci abbiamo avuto i controller che hanno, in questo periodo di lockdown hanno lavorato sabati e domeniche, le notti, perché tutti, io ho fatto in modo che tutti i nostri clienti avessero i bilanci del 2019 chiusi entro la fine di aprile. Quello che tu dicevi prima, no? Che molte aziende chiudono il bilancio a settembre, quello è stato per me un ordine immediato. Appena ho visto il problema, ho detto fermi tutti, qua dobbiamo dedicare ancora più attenzione, ancora più energia a chiudere i bilanci prima possibile, perché poi queste aziende dovranno andare in banca a chiedere del denaro e è matematico, cioè, e questa cosa io l'ho vista un mese e mezzo fa, e quando ho detto dovranno andare a chiedere del denaro, gli servono i bilanci pronti, non possiamo mandarli lì in guerra col pigiama, no? Ci hanno dato la loro fiducia? Finiamo i bilanci il prima possibile e credimi, noi stiamo facendo, abbiamo fatto una cosa pazzesca, abbiamo chiuso 1.400 bilanci, un numero enorme, ma la maggior parte entro il 30 marzo e entro il 30 aprile, entro qualche giorno, noi abbiamo finito, abbiamo fatto un controllo, io tutti i lunedì sera ho un check con i controlli, con i controller per capire a che punto stanno nell'analisi di bilancio, per fare in modo che le aziende avessero questo tipo di servizio, perché è fondamentale. E invece i commercialisti, pensa, io mi ricorderò ancora. Ero quando è uscito il lockdown, quando si iniziava a parlare di lockdown in Italia, ero in riunioni con i sindaci del collegio sindacale di soluzione tasse e è arrivata la circolare in cui l'ordine chiedeva allo Stato di poter rinviare la chiusura dei bilanci perché chiaramente con il lockdown non potevano lavorare. E io lì ho detto, caspita, ma è assurda sta cosa. Tu in questo momento devi dare i numeri all'impresa, gli devi far capire dove sta in mezzo al Certo. mare col conto economico, con lo stato patrimoniale, per capire come si potrà muovere e dove gli servono le risorse. E questo per me è proprio un cambio di paradigma totale, motivo per il quale i nostri clienti ci stanno pagando consapevolmente tutti i mesi, perché hanno capito che siamo una risorsa. Approccio Gianluca è quello da imprenditore, quale sei? Ovviamente vedi la necessità dell'imprenditore, il professionista la vede dal punto di vista del professionista, quindi purtroppo fino a quando questo ragionamento non avrà avuto questo switch, sarà difficile. E sicuramente te sei uno degli artefici che hanno fatto sì che questo processo di innovazione e di evoluzione di una categoria, vada avanti. Io ne avevo visto un'altra. Ah, c'era una domanda di Roberto, per esempio, che vedo, diceva, ci dobbiamo aspettare delle verifiche nelle prossime settimane dalle autorità dopo la riapertura? E io direi di sì, assolutamente sì. E controlleranno. Vai, vai. Ritornando a quello che te hai detto prima, le scadenze dei controlli dell'Agenzia delle Entrate a giugno, quello lì sulle partite IVA, sì, ho letto un articolo che devo ancora verificare, quindi prendiamolo con le molle, che comunque la Guardia di Finanza si sta già
attivando per verificare le destinazioni dei finanziamenti presi dal decreto liquidità e quindi se parte anche la Guardia di Finanza fanno un bel giretto perché tanto vanno a vedere chi ha preso la garanzia 100%, È 90% dello facile, c'è Stato. la lista. C'è la lista, dici che giro si fa? Oggi partiamo da Milano, domani partiamo da Monza, poi Pisa e quindi iniziano ad andare. E vai tranquillo che se vengono, se non trovano A, trovano B. Qualcosa devono trovare. C'era un'altra Questa domanda che invece ha fatto, ma no, no, vai pure te, sennò sono proprio interessanti. di Massimo Casini, secondo voi è Quello, ipotizzato sì, l'ho visto anch'io. qualche Vai, vai. decreto che vada a regolare i futuri rapporti tra il conduttore e il locatore, onde evitare possibili contenziosi e intasamento di tribunali dell'Agenzia delle Entrate per registrare nuovi contratti, tipo dare una franchigia di tot locazioni? Questa mi sa che Allora, rispondi. sì, rispondo volentieri perché in realtà questa è un'altra attività che stiamo gestendo tantissimo in questo periodo, ma credo a decine al giorno di questi casi qua ne abbiamo. E tra l'altro io stesso, cioè noi stessi siamo stati oggetto di utilizzo di questa normativa, perché quindi la risposta al massimo è no, non credo che ci saranno dei decreti. Perché? Perché questa cosa qui è già prevista nel codice civile. Quindi in realtà non c'è bisogno di scrivere una nuova norma per regolamentare i rapporti tra conduttori e locatori in questo periodo, diciamo, complesso, ma basta andare a prendere alcune norme del codice civile che già prevedono l'impossibilità sopravvenuta e l'eccessiva onerosità sopravvenuta. Cosa vuol dire? E faccio l'esempio mio specifico. Noi abbiamo abbiamo una sede a Milano, vicino alla stazione centrale, anche piuttosto grande. E chiaramente anche noi siamo stati colpiti dal lockdown, quindi la sede l'abbiamo dovuta chiudere. Immaginate 800 metri quadri di edifici di fronte alla stazione centrale di Milano, non paghiamo proprio poco d'affitto, voglio dire, no? Ecco, quindi per noi chiaramente però è diventato impossibile utilizzare quei locali. Quindi c'è una norma del codice civile, articolo 1256, anche se poi in realtà va mixato con una serie di altri articoli, e quindi il nostro legale. Poi vi racconto il caso, come dire, la fortuna aiuta le menti preparate. Il nostro legale ha scritto una bella letterina al nostro padrone dell'immobile, 11 pagine di lettera, per spiegargli che noi anziché pagare 17.000 euro di affitto, avremmo pagato 1.000 euro di affitto. E quindi noi per il trimestre, aprile, maggio e giugno, anziché pagare 50.000 euro circa di affitto, pagheremo 3.000 euro. E questo lo facciamo seguendo una norma del codice civile, dove praticamente abbiamo spiegato in questa lettera al locatore che non gli conviene fare nulla, cioè se lui per caso ci chiede di pagare quell'affitto per intero, si fa soltanto del male andando in tribunale. Quindi noi abbiamo pagato 3.000 anziché 17, abbiamo scritto in accordo ovviamente, però quando gli abbiamo mandato questa lettera abbiamo sostanzialmente motivato il perché questa era la cifra che pagavamo e non era l'altra, facendogli capire tutta una serie di sentenze, di giurisprudenze, di norme e quant'altro, e quindi di fatto abbiamo trovato in bonis un nuovo accordo con il locatore per pagare cifre diverse in questo periodo di lockdown. Non solo, questa cosa si potrà utilizzare anche alla riapertura per rinegoziare altre condizioni condizioni di affitto. Faccio un esempio semplice, in modo che può essere facilmente compreso da tutti. Immagina il ristorante che ha 100 coperti. E io ho fatto un accordo con il proprietario delle mura, piuttosto che con quello che mi ha dato in gestione il ristorante, dove pagavo, che ne so, 5.000 euro al mese di affitto, dico una cifra qualsiasi, però adesso che riapro io non ci posso mettere più 100 coperti dentro quel ristorante, perché con le nuove normative, distanziamento, una cosa e un'altra, anziché 100 coperti ce ne posso mettere 40. A quel punto pagare quella cifra di affitto mi diventa un'eccessiva onerosità sopravvenuta, perché quando io sono arrivato, abbiamo stabilito che il canone per quel locale era 5.000 euro. Io che ne sapevo che poi invece che 100 persone ce ne potevo mettere 40 e tutto il resto stavo chiuso e quant'altro. Quindi in buona fede si può andare a rinegoziare di fatto il canone di affitto, il canone di gestione, per tutto, perché c'è stata una riduzione di questo tipo. E anche questo è previsto dal codice civile. È una materia specifica, quindi qui chiudo questa cosa con l'anello. Gianluca, ti ricordi per caso l'articolo del codice civile, Allora, il è il numero? 1256, però Allora. attenzione, un altro è il 1467, però attenzione che bisogna saperlo usare, cioè nel senso che non è soltanto l'articolo in sé, ma come poi si va a innescare e a condire, perché poi questo è fondamentale. E ti dico qui chiudo infatti dicendo dell'aneddoto, perché
questa materia qua non la conosce praticamente nessun avvocato, perché l'istituto dell'impossibilità sopravvenuta, nonostante scritto nel codice civile, praticamente non si applica mai. Cioè si applica in caso di guerra, disastri naturali, pandemie, cioè robe talmente assurde che non usi mai questo tipo di norma qua. Ecco, tranne che in queste situazioni. Il caso ha voluto che nel 2013 uno degli avvocati del team di Soluzione Tasse aveva proprio scritto un libro sull'impossibilità sopravvenuta. Cioè lui dice, io quando ero giovane non c'avevo tempo, insomma, da studiare, un po' tempo da perdere, scrivevo, mi piace scrivere, eccetera, dicevo, ormai lavoro talmente tanto, non ce la faccio più, però nel 2013 questo si era scritto un libro sull'impossibilità sopravvenuta. E pensandoci, tanto non mi servirà mai, però per cultura personale ci faccio sta storia sopra. Oggi invece lui, per noi, non so quante pratiche sta gestendo tutti i giorni, ha gestito la nostra in primis, cioè la prima pratica che ha dovuto gestire è stata la nostra col nostro proprietario dell'immobile. Siccome quella poi ha funzionato come si doveva, chiaramente poi abbiamo iniziato a farne a decine per clienti che ci stanno chiedendo. Guarda, una previsione delle 70 persone che sono collegate in diretta e di quelle che ci vedranno, guarda, faccio prima a fare così, ragazzi, soluzionetasse.com, andate un'email e vi fate assistere, ok? Perché mi sa che è una delle cose che sicuramente può aiutare, a parte che può aiutare praticamente le aziende, e questo secondo me è un valore aggiunto. E condividete questa diretta, fatelo ora, non aspettate di stasera o quant'altro, perché solo questo consiglio qui dell'impossibilità sopravvenuta, dell'eccesso di operosità, com'era l'altro? Eccessiva onerosità sopravvenuta. Eccessiva È un onerosità parere sopravvenuta. no? Ok, solamente con questi due consigli diamo praticamente un risparmio economico alle aziende e alle attività. Solo questo consiglio qui, secondo me, non so quanti soldi fa risparmiare le persone. Chi l'aveva detto fino ad oggi? Nessuno, perché io non ho questa cosa, la sento da te, l'avevo già sentita da te, ok? Non si vede sul web, nessuno ne parla, ma questo sono soldi che rimangono in tasca alle persone, non sono chiacchiere. Che oggi non ci vuole le garanzie, ci vuole i soldi. Ok, quindi ecco, qualcuno invece è subito partito. Katie Taylor subito dice assolutamente vado. Ok, vediamo se c'è qualche altra domanda, che vi siete scaldati tutti alla fine, è sempre così. La diretta la chiudevamo in un'ora, diciamo, guardiamo se ci sono delle domande e poi lasciamo. Rispondo, se vuoi rispondo anche a questa a Eugenio che ha fatto la domanda sull'ambito abitativo. Vai. A parte il fatto che, visto che questa cosa, come hai sottolineato anche tu, magari è interessante per chi ci guarda, dobbiamo anche estenderlo questo ragionamento, nel senso che, ecco, per esempio Mario, rispondo a Mario anche, molto interessante la sua domanda, che infatti fa cadere tantissimi avvocati che non conoscono la materia. E anche questa ci è già successa, nel senso che un'azienda, tra l'altro anche questa è un'azienda a me collegata, nel senso che ho una piccola partecipazione, e appunto quando poi è uscita fuori questa cosa, parlando, allora io ho detto, oh, guardate che noi a Milano per l'ufficio abbiamo fatto questa storia, ma valutatela anche voi per Roma, e comunque pagate, se non sbaglio anche loro pagavano 2.700 euro al mese affitto, quindi una cifra importante. E loro mi fanno, dice, no, ma guarda, in realtà al piano di sopra c'è uno studio legale e il proprietario dell'immobile è lo stesso. Dice, io ho parlato già, ma ha detto che nel nostro caso non si applica. Dico, in che senso? Perché non si applica il vostro caso? Dice, no, perché sul contratto c'è una clausola, come proprio ha scritto Mario, dice, nel contratto c'è una clausola che non si può, che l'affitto, cioè che non si può non pagare l'affitto. Allora ha detto, no, no, aspetta, parlane col nostro avvocato, perché secondo me è un po' diversa la storia. E alla fine è stata la stessa nostra, cioè quindi ha letto il contratto, è andato a capire tutta una serie di cose, perché è chiaro che non esiste il modellino prestampato, facsimile, lo mandi al locatore e è finito. No, la lettera che lui ha predisposto, chiaramente lo struttura della lettera predisposta da inviare al locatore varia dalle 11 alle 17 pagine, in base appunto ai punti, agli articoli che bisogna andare a citare, e si vanno anche ad invalidare alcune clausole del contratto, come quella che appunto cita Mario, per ottenere il risultato che serve a noi, cioè l'impossibilità sopravvenuta. Io questo ufficio l'ho chiuso 2 mesi, non ho potuto utilizzarlo, l'obbligazione, questo che accade, l'obbligazione si estingue. Cioè non è che per 2 mesi non ti pago e poi te la pago tra 2 mesi successivi. No, non ti pago, non ti pago, cioè sono estinte, non, io non ti devo, tu non mi devi dare il locale,
e io non ti devo pagare l'affitto. Questo è un po' il concetto, Ma diciamo, non paghi di... proprio niente o c'è una percentuale di Ah, riduzione? quello sta nella libera negoziazione delle parti, tant'è vero che anche noi 1.000 euro li abbiamo pagati, perché Certo. era, diciamo, un accordo sostanzialmente che poi è stato inserito all'interno dell'accordo, perché poi appunto si lascia un po' di spazio anche, se vogliamo, negoziale, dove poi riesci a trovare, perché l'altra cosa importante è salvaguardare poi la relazione con il locatore. Cioè, in questo caso non è che noi vogliamo approfittarci della situazione per guadagnarci, no, noi vogliamo far fronte alla situazione per andare a riportare un equilibrio dove l'equilibrio non c'è più, perché io sono stato chiuso, prima c'era un equilibrio contrattualmente definito, cioè quando uno firma un contratto, bene o male c'è un equilibrio, sei contento tu, sono contento io. In questa situazione quell'equilibrio è completamente distorto dagli avvenimenti, e allora andiamo a riportare l'equilibrio, quindi andando a trovare delle soluzioni in bonis, ragionevoli, in buona fede con il proprietario, che vale per l'impossibilità, ma che varrà poi anche nella eccessiva onerosità. Volevo parlare anche del discorso dell'affitto domestico, visto che qualcuno l'ha chiesto. Ecco, lì in Sì. realtà non si applica. Cioè, quindi, se tu paghi Ok, l'affitto di casa lo devi continuare a pagare. no. Anzi, Sì, paradossalmente, ha maggior ragione, sta chiuso in casa. perché, infatti, volevo rispondere, esiste l'impossibilità? No, in questa quarantena la vedo difficile dimostrare che non puoi stare in casa, la vedo veramente difficile, però volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Cristina, che come ha spiegato Gianluca, la questione non è mando una raccomandata tanto per o faccio una mezza telefonata al proprietario. Ci sono delle procedure, delle argomentazioni su degli articoli del codice civile che vanno a sostenere quello che te stai dichiarando, perché non è ovvio che dall'altra parte troverai un proprietario di immobile che farà di tutto per dire di Certo. no. È ovvio, se non hai gli argomenti giusti, ti È fermi lì. chiaro, Un sono professionista che ha fondamentali. competenza riesci a scardinare e si ritorna un po' sempre lì. L'informazione batte l'ignoranza, cioè Ah, quindi certo. è quello lì. No, a Ok, questo non c'è dubbio. non pagando può buttarti fuori. Ecco, vedi, per esempio, questa è un'altra cosa importante. In questi contesti non bisogna mai passare dalla ragione al torto. A chi sta dentro, cioè quindi il locatario, cioè io il conduttore dell'immobile, ho un punto di forza, tra virgolette, in questo contesto, nel senso che posso trovare una soluzione per non pagare st'affitto, a patto che lo faccio in buona fede e a patto che lo negozio prima. Cioè io non è che ho aspettato la scadenza e poi non l'ho pagato e a tanti saluti. No, io sono partito prima. La scadenza del mio affitto trimestrale scadeva, se non sbaglio, il 4 al 5 aprile. Io non è che gli ho scritto il 7 aprile, l'8 aprile dopo che non avevo pagato, no, io gli ho scritto il 20 di marzo, cioè quando effettivamente iniziava ad esserci l'impossibilità sopravvenuta, io gli ho scritto subito e quindi ho agito di conseguenza in buona fede per andare a salvaguardare la relazione. Se invece io smetto di pagare l'affitto e non lo pago, allora a quel punto passo dalla ragione al torto. Questo intervento va fatto quando le cose sono in bonis, tornando anche al discorso che diciamo prima. Quando non ci sono problemi, si interviene. Sto ridendo perché sto vedendo che le persone si stanno scaldando tutti su questo argomento. Allora, te lo prometto, gli ultimi 5 minuti, Gianluca, poi ti liberiamo, ma vedo Alberto Alessandri che ha scritto due volte questo, quindi presuppongo che voglia una risposta ardentemente. In caso di sublocazione, tu che affitti e sublochi, puoi sospendere il... Ti manca un Allora, sì, ho pezzo. capito, penso di aver capito la domanda. Immagino che sia chi fa rent to rent, no? Quindi magari, che ne so, io ho preso in affitto un locale, poi magari lo affitto a stanze, che ne so, L'attività sopra, certo. allora quello dipende da che cosa hai fatto, che cosa c'è scritto sul contratto di affitto tuo. Cioè, se, e anche lì poi, come dire, no? Se tu lo stai facendo abusivamente, te la prendi in tasca. Se il tuo locatore era al corrente che tu prendevi quell'immobile per farci rent to rent, quindi di fatto era scritto nel contratto, quell'affitto era finalizzato a questa cosa. Siccome le università sono chiuse e gli universitari non vengono a scuola e loro, anche effettivamente, loro hanno possibilità di utilizzare a loro volta l'impossibilità sopravvenuta, quindi non pagarti l'affitto delle stanze, allora a quel punto tu puoi andare dal locatore e dirgli: guarda, io avevo quattro stanze affittate a quattro studenti universitari, questi per impossibilità sopravvenuta non mi pagano l'affitto, caro locatore, io non ti pago l'affitto. O Perfetto. comunque anche lì andare a trovare, diciamo, degli equilibri nuovi. Ecco. Allora, Gianluca, ti do, E vedo. poi c'è un sacco di cose su questo da dire, ma magari ci facciamo Okay, un'altra facciamo chiacchierata un'altra diretta. Allora, andiamo in un'altra chiusura che abbiamo sforato di 10 minuti. Sapete che a me piace rimanere
nel contesto di un'ora, perché comunque è giusto anche non rubare e prendere tempo a Gianluca, che sicuramente è molto impegnato da altri 1000 webinar e situazioni. Ragazzi, condividete la diretta, perché solo diffondendo queste informazioni riusciamo realmente ad aiutare le persone e le aziende. Ogni tanto non condividiamo il canino, il gatto, il pranzo, la cena o far vedere che ti stai allenando ora che ti stai allenando in quarantena. Diamo anche delle informazioni utili, specialmente anche questa che abbiamo toccato ora sul finale. Gianluca, io ti ringrazio per la disponibilità, è sempre un piacere e un onore Piacere ospitarti. mio. Ragazzi, ci vediamo la prossima settimana con un'altra super diretta, con un ospite abbastanza conosciuto. A breve vi darò anche chi è. Non hai risposto alla mia prima domanda, Mario E Valiani. qual era? Mannaggia, abbiamo risposto a due domande, ma scrivimi in privato, che ti devo dire? Ti rispondo volentieri. No, no. Lo liberiamo. Cristina, grazie a te di averci seguito. Ringrazio tutte le persone che si sono collegate. Un abbraccio, ci vediamo la prossima settimana per la prossima diretta. Soluzione tasse, se avete bisogno di assistenza dal team di Gianluca, quindi andate a soluzionetasse.com. Sul mio sito giordanoguerrieri.it potrete trovare tutte le informazioni che vi servono per iniziare una negoziazione bancaria con il piede giusto e iniziare anche a tutelare i propri diritti, ovviamente facendo il credit book. Un saluto, alla prossima diretta. Un abbraccio a tutti. Ciao a Ciao. tutti!